Benvenuti e bentornati amici dello Scorpione, qui è Karma Rosso e siamo a fare la lettura per la luna che va dal 15 di novembre al 13 di dicembre. Dunque, per chi ha bisogno di mettersi in contatto con me per una lettura personalizzata o ricevere altri tipi di trattamento, usate pure l'indirizzo mail che vedete sullo schermo. Per quelli invece che si stanno chiedendo se anche quest'anno farò le previsioni segno per segno per il 2021, la risposta è questa. Le previsioni ci saranno, ma non saranno segno per segno. Farò probabilmente una lettura unica o forse un paio di letture, dipende adesso come riuscirò ad articolare la cosa. E quindi sarà un video unico per tutti, ciascuno sceglierà le opzioni che ritiene più opportune, quindi avrà la lettura delle energie del suo 2021. Questo perché purtroppo la mia vita, anzi, per fortuna voglio dire, sta subendo dei cambiamenti e non ho più troppo tempo da dedicare a quel format e quindi non lo voglio togliere perché so che fa piacere a molti riceverlo, ma gli cambierò forma. D'altra parte la vita è evoluzione, no? Non si può sempre rimanere immobili. Allora, cari Scorpione, come sono le energie generali per questa luna dal 15 di novembre al 13 di dicembre? Energie generali per lo scorpione. Ah, guarda un po'. Dunque, con la luna scorsa avevate provato a liberarvi di quel classico sassolino dalla scarpa che con il tempo è diventato un macigno. Che cosa vi posso dire? Era una mossa che andava fatta, quindi partiamo da lì. Era un'energia veramente problematica che andava eliminata. E potrebbe essere che stiamo parlando di un lavoro, può essere che stiamo parlando di una relazione, o comunque di, che ne so, anche un matrimonio, per esempio. Comunque questa luna vi dice: avete bisogno di fare una scelta coraggiosa. Questo distaccamento da una situazione negativa, di quelle che vi ho appena detto, era già iniziata con la luna precedente, però un po' gli effetti si vedono ora. Perché comunque, sapete, quando si fa una scelta ci sono poi le conseguenze. Quindi ora è il momento con questa luna di affrontare tali conseguenze. La vostra domanda è: tornerò mai a una posizione di equilibrio secondo cui posso sperare nell'essere abbondante, quindi avere, non lo so, le ricchezze che mi servono, i rapporti umani che mi servono, la situazione, insomma, generale in cui mi sento completamente soddisfatto. Ecco. Per alcuni di voi si tratta di una scelta assolutamente imprenditoriale, quindi se qualcuno stava pensando di avviare il proprio percorso in maniera indipendente per quanto riguarda il lavoro, questa luna vi aiuta, però non voglio animarvi eccessivamente perché in realtà non viene risolto tutto in questa luna, ok? Ci saranno degli alti e bassi per un 2-3 mesi, però se affrontate le energie di questa luna ora e le affrontate in maniera costruttiva, quindi comprendendo che ci saranno dei momenti di pausa e dei momenti di ripresa, comprendendo che magari ci saranno delle cose da eliminare, quindi per un po' ci sarà una situazione di trambusto per cui cercherete di riequilibrare in un'altra maniera quello che serve. Insomma, se comprenderete che possono esserci dei momenti di basso prima di grandi momenti di alto, ve la caverete tutto sommato molto bene, i vostri desideri verranno riscontrati. Vedo confusione, però ripeto, è normale. Vedo rallentamento di notizie, se qualcuno stava aspettando anche magari di organizzare un viaggio, di spostarsi,
Non occorre che ve lo dica karma rosso, comunque ve lo dico lo stesso, è un rallentamento anche su quel fronte. Se aspettate comunicazione di qualche carta, di qualche bega con la legge, se aspettate, che ne so, quella risposta di un esame per la salute che non riuscirete ad avere, un appuntamento che non riuscirete ad avere, c'è ancora un rallentamento purtroppo. La cosa positiva è che alla fine di questa luna riuscirete a stare sulle vostre gambe, in piedi sulle vostre gambe, intendo, quindi tutto sommato non va così male. È in atto un momento di cambiamento, però questo cambiamento porta ad un'indipendenza, che sia economica, che sia per quanto riguarda la salute, che sia per quanto riguarda il vostro sentirvi completi emozionalmente. Quindi c'è una fase di equilibrio, tutto sommato, però dico non è un equilibrio ancora completamente stabile, ecco le conseguenze di cui parlavo, perché soprattutto per quelli che hanno a che fare con le istituzioni, qui è veramente una cosa ad ampio spettro, si troveranno ad avere o dei debiti o comunque qualche perdita, dovranno magari, che ne so, risarcire con del denaro una situazione, o se non altro trovarsi un po' inguaiati nella maniera che devono, che ne so, prestare servizio sociale. Oppure, ecco, mettiamo che siete qualcuno che sta andando in pensione e cerca di fare i conti, no? E vedere se effettivamente ci riesce. Secondo i vostri conti ci dovete riuscire, però scoprite che magari qualche vecchio titolare ha avuto la cattiva idea di non mettere da parte ciò che vi doveva, le cosiddette marchette, no? E quindi vi ritrovate che magari dovete o coprire la differenza tra quello che già è stato versato e quello che vi manca per andare in pensione, oppure semplicemente dovete lavorare quei 2 o 3 mesi in più e eravate già illusi di non doverlo fare. Però poi vedete che il risultato finale è l'indipendenza e la stabilità comunque. Per cui io direi che questo non è un girone dell'inferno, come può sembrare a chi magari aspetta assolutamente che le cose abbiano una rischiarita, però non è neanche così completamente positivo, perché avrete la sensazione di essere in grado di fare 5 passi in avanti e purtroppo altri 3 indietro. Ok? Andiamo a vedere le energie dell'amore. Come sempre dividiamo tra quelli che si ritengono sentimentalmente impegnati e quelli che si ritengono sentimentalmente liberi. Allora, Scorpione, questa luna per chi si ritiene sentimentalmente impegnato. Dunque, una trasformazione è in atto in questo rapporto e dovrebbe essere qualcosa che vi permette di lasciarvi dietro il periodo peggiore. Quello che vi suggerisco di fare è non fissarsi su delle situazioni che magari prima sono state un po' fallimentari. Non fissatevi sul è colpa mia, è colpa tua. Date una possibilità effettivamente a voi stessi di lasciare che il tempo in qualche maniera faccia il suo gioco e vi riporti in equilibrio. Non sto suggerendo di negare problemi esistenti, né sto suggerendo di aspettare che una sorta di miracolo salvi la situazione. Questa è una lettura generale, quindi dico quello che vedo e poi ciascuno interpreta secondo il suo modo. Quello che voglio dire è semplicemente: non è vero che tutto è perduto, si può ancora fare molto al punto da poter sistemare le cose, però tutto è una questione di equilibrio, non si può spingere troppo in una direzione come non si può mollare completamente. Lasciate che comunque il tempo vi porti la saggezza necessaria perché questa situazione si risolva per il meglio, ok? Per quanto riguarda chi si ritiene single, gli scorpioni che si ritengono single, ma guarda un po', il peggio è passato. Non vi sentite ancora in vena di andare all'attacco, alla ricerca dell'anima gemella, per forza ora, però
risplendete di luce propria. Assolutamente, io vi vedo, come posso dire, più forti di prima, rinvigoriti, più convinti, soprattutto per quanto riguarda l'amore, visto che è l'argomento, in grado di manifestare il vostro soulmate. Questa è una promessa, cioè se continuate su queste vibrazioni è probabile che la persona che state cercando di manifestare arrivi nel giro di poco e sarà qualcuno che rimane. La cosa mi piace molto. Ovviamente queste, ripeto, sono letture generali, vale per chi ci si rivede, per chi non ha ad esempio problemi, per chi non è alla ricerca di, che ne so, un partner a vita, questa lettura non è la vostra, ok? Questa comunque era la vostra energia, io vi ringrazio di essere stati qui e vi do appuntamento alla prossima luna o alle prossime letture interattive. Vi abbraccio tutti quanti, qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao!